tutti mi chiedono cosa vuoi fare da grande. Io lo so già, è semplice. A me piacciono tantissimo i colori, il sole, i sapori e i profumi della natura. Quelli sono indimenticabili. È semplice. Open for legends, he runs from Broadway to war all the day to try in. This is the way you left me, I'm not pretending. Finalmente siamo a Pizzoferrato, siamo proprio nel cuore del paese e i cittadini sono tutti qui riuniti per onorare il loro grande chef. Silvano, ci siamo, il tuo paese ha imbandito una tavola in tuo onore, ricordiamo che tu sei cittadino onorario di Pizzoferrato. Ci illustri un po' quelli che sono i frutti della tua terra, i prodotti tipici. Allora, come vedete siamo in alta montagna, quindi già la prima cosa sono i profumi. Entrare in montagna viene in voglia a portare tutto, quindi un'aria buona, i profumi e voglia di mangiare. Vediamo tanti prodotti, io mi ricordo da quando c'era il periodo di nonna che metteva la prima focaccia di pane. Noi la chiamiamo nella città focaccia, ma questo è il primo panil, si dice, perché viene fatto per fare la temperatura del pane. Quindi la prima cosa viene fatto la pizza, viene a temperatura e la pulizia del forno, poi viene fatto questa pizza e poi viene messo il pane. Poi la pisciotta, questa non è altro che farina di grandigne, farina di mais, fatta a fontana, messa dell'acqua bollente e fatta pian piano girare fino a quando arriva un composto tipo polenta, però a crudo. Abbiamo foglie e patate, la stessa cosa, un piatto semplicissimo. Qui abbiamo messo delle cotiche, perché qui abbiamo anche un'altra cultura, le cotiche del maiale. Parliamo di uno dei prodotti più famosi di Pizzoferrato, la famosa patata di Pizzoferrato. Ci sono due tipi di patate. C'è una patata antica antica, prima della guerra, che è sempre una patata farinosa, soltanto che è una buccia violacea ed è però dentro bianca, quindi una patata di diverso tipo di una patata rossa. Però parliamo di tutte e due, nuova generazione, vecchia generazione. Quindi una semplice patata con una corteccia rossa di una pasta farinosa ed ottima per fare tutto ciò. Come vediamo abbiamo fatto degli gnocchi, come vediamo noi mettiamo molto per il pane o sul lievito madre per usare proprio la patata. Non ci scordiamo che noi abbiamo la tradizione delle salsicce, perché qui la montagna è molto alta, siamo a 1500-1490 metri. Quindi a dicembre c'è la tradizione, prima, credo ancora oggi, che si aspetta il gelo per uccidere il maiale. Silvano, qui di fronte abbiamo il tartufo, un prodotto eccellente del tuo territorio. Io di abitudine nel mio ristorante lo faccio il tartufo, che viene papà una volta alla settimana, ogni due volte alla settimana viene su, viene a prendere il suo tartufo e poi lo mettiamo allo sfrisciate, cioè la spuntatura di maiale fatta a ciff e ciaff, ok? E io a volte metto lì proprio davanti un po' di tartufo fresco sopra alla ciff e ciaff. Siamo di fronte alla tavolata dei dolci, Silvano. Le pizzelle o le classiche ferratelle, o se no a Ortona le chiamano le nevole perché loro le piegano così. Il cillit, che è il normale impasto di acqua, burro, farina e uova. Abbiamo l'utaral, classico ciambellone, che qua viene chiamato l'utaral. Abbiamo i fagioli che si usano da noi, abbiamo le famose crispelle, fatto sempre di patate, sempre una pasta lievitata, sullievitata, quindi parliamo di un lievito madre. Con noi la signora Clara, cittadina di Pizzoferrato. Signora, quanto è difficile portare avanti ancora le tradizioni e quanto impegno c'è da parte vostra a mantenerle vive? Tantissimo. Perché la gioventù non ne vuol sapere delle cose di una volta. Per esempio, quando si ammazzavano i maiali, si faceva ceci e baccalà, si faceva le fette imbrattate all'uovo, si faceva la spritta, si pulivano le budelle e invece mo non lo fanno proprio perché nessuno le vuol fare. Si va a comprare. Cerchiamo sempre quelle persone che ce l'hanno ancora il maiale e manteniamo la tradizione come una volta. Adolfo Di Sciullo, vice sindaco di Pizzoferrato, al quale chiediamo come mai la scelta di conferire a Silvano il titolo di cittadino onorario di Pizzoferrato. Oltre la bravura abbiamo premiato anche la fantasia con la quale realizza e ha realizzato i piatti che il sindaco in
persona ha degustato. Fantasia che in qualsiasi campo vanno sempre premiate. Pizzoferrato vanta tra l'altro diversi cittadini onorari, ne cito alcuni, Peppino Prisco ad esempio, ex presidente dell'Inter, e Nino D'Angelo, che noi tutti conosciamo. Penso che sia un onore in primis per noi e anche poi per lo stesso Silvano annoverarsi tra questi cittadini. Grazie. Dal sindaco. Grazie. E dall'amministrazione grazie. Comunale di Pizzoferrato. Grazie. Pizzoferrato è tutto questo: genuinità, semplicità, sapori naturali e massima attenzione per le tradizioni. Non mancate, visitate questo paese che ha tantissimo da offrire anche dal punto di vista turistico.